Buonasera, buonasera, un saluto da Self Casting, Trinacchia Orata, da fratello Andrea, fratello Ciccio e da me. Dietro abbiamo il presidente con l'altra macchina, Uzzu Franco e Luca. Fratello Ciccio, obiettivo per oggi? Oggi Big Orata e Big Spigola. Avete sentito, oggi obiettivo Orata o Spigola? E niente ragazzi, siamo per strada. Ci sentiamo più tardi. Ciao, un bacio. Ragazzi, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo ultimato di caricare la macchina con l'attrezzatura di Francesco. Ragazzi, che ne pensate oggi? Salutiamo. Secondo me ci sarà, buongiorno, secondo me ci sarà una buona pesca. Giusto, giusto, buona pesca. Vabbè, salutiamo i restanti della truppa che è a casa e al lavoro oggi. Sono al lavoro, ragazzi. Giorgio Ciccio, un bacione, Luca, Andrea. Poi, e basta, non c'è più nessuno. Siamo... Va bene, ragazzi, andiamo a fare colazione che abbiamo fatto. Buongiorno, amici. Andiamo a prendere gli amici Francesco Pillera e Luca Privitera, mio cugino. Sbrighiamoci, dai. Non vedo l'ora di mettere le canne a mare. Ci vediamo dopo. E buongiorno ragazzi, eccoci. Eccoci, già siamo arrivati. Francesco. Ciao ragazzi. Che innesco hai fatto nella prima canna? Bibi. Bibi, ok. Mini trave o shot rovesciato? No, mini trave. Mini trave. Nella seconda? Che napoletano. Sì. E sotto un piccolo guenghietto. Ok. E qui stai preparando la terza canna con coreano e napoletano. Ok. Salutiamo Luca! Buongiorno ragazzi! E allora Luca, tre canne con bibbi americano. Prima bibbi, seconda americano, terza bibbi. Scusa, due canne, scusate, bibbi americano. E allora? Io invece c'ho nell'acquasport, nella Freelander ho messo un americano short rovesciato, nella Nipwin acquasport sempre ho messo paternoso due anni con attrattore. Nell'Aquis Mediterranea ho messo granchio e nella favolosa Tubertini Natel 250 ho messo Bibi, sempre shot rovesciato. Ragazzi, ci aggiorniamo. Un abbraccio. We'll be right back.
Siamo qua, presidente, salve. Sto avvolgendo la canna, che partita di frizione, vediamo cosa c'è. Che cosa c'è? C'è, lo sta bevendo. Che ne pensi, presidente? Qualcosina c'è. Abbiamo sentito un colpo di frizione. E poi ti va a canna mia, te, te, su Franco, te, 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 te. Come te? Come? Dai, dopo. Aspetta, Luca. Ebbè, dai, dai, ebbè. Luca, sei stato. Ebbè, ma andate, no, quello non è, aspetta. Niente, non vorrei dire. No. Andiamo là di. Andiamo là di. Andiamo là di. Ragazzi, finiamo adesso la nostra pescata. Qua abbiamo Gianluca. Facciamoci vedere. Facciamo vedere, ragazzi, la nostra pescata. Anche se poteva andare meglio, no? Luca. Ok. Nel frattempo pulisco il secchio. Niente. La nostra è uguale. Li puoi inghionire, ovviamente. Ovviamente c'è anche zio Franco, che ha fatto lui anche le sue catture. Esatto. E allora potevo uscire qualcosa veramente ancora di spettacolare, e qualcosa di, anzi, più quantità. Purtroppo ovviamente quelli sotto misura hanno ingoiato un amo del 10. Sì, ancora abbiamo il bibbi di chioccia. Un granchietto recuperato, basta, non c'è più niente. Ragazzi, questa è la nostra pescata. Io e Luca. Ragazzi, siamo distrutti. Salutiamo Luca. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Papa,
Yeah.